In diverse corti europee del XV-XVI secolo erano presenti nani che venivano usati come giullari e talvolta sbeffeggiati e ridicolizzati. Nani, buffoni, commedianti, tutto per il divertimento della corte. Molti venivano ritratti nelle opere ufficiali al pari di curiosità bizzarre, come degli animali esotici stravaganti. Oggi, per fortuna, questo tipo di atteggiamento è unanimemente condannato, o quasi. Fatto sta però che sono giunte fino a noi una serie di opere quantomeno curiose che aprono uno squarcio sulla vita di queste persone. Il doppio ritratto del nano Morgante di Agnolo Bronzino raffigura un importante personaggio della corte di Cosimo I dei Medici. Il nano Morgante è raffigurato in piedi e nudo di fronte e posteriormente. Accanto a lui è posata un'arma dell'epoca e nella mano destra stringe della selvaggina. Invece nel ritratto frontale sostiene un gufo legato ad un cordino. In alto una ghiandaia attraversa il dipinto e alcune farfalle volano intorno al protagonista. Il vero nome del nano Morgante era Braccio di Bartolo e fu il più importante dei cinque nani della corte di Cosimo I dei Medici. Il suo soprannome proveniva dal nome del gigante descritto dal poema di Luigi Pulci. Il nano fu ritratto da più artisti e Bronzino lo raffigurò come uccellatore, cioè cacciatore di uccelli. Infatti nella parte frontale il nano si appresta alla cattura con un richiamo. Nella parte di tergo invece mostra le prede. Il doppio ritratto inoltre è una dimostrazione sul primato delle arti che rappresentava al tempo una discussione intellettuale avanzata dal Varchi. Il Bronzino con questo doppio dipinto dichiarò che la pittura poteva mostrare la figura nelle sue diverse parti e inoltre rappresentare un fatto nel compiersi del tempo. Morgante infatti è ritratto prima e dopo la caccia. Il doppio ritratto del nano Morgante si trova alle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!